Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di Baku con il nostro buon Buzzi e la sua Aston Martin. Abbiamo fatto le prove libere e le qualifiche e devo dire mi aspettavo meglio. Allora, questa Aston Martin sta arrancando un pochino. Oggi, una cosa che vi dico che mi ero dimenticato di fare era quella di dare i punti al nostro pilotino sportiveggiante per quanto riguarda... Li ho messi per la... ricerca e sviluppo, quindi magari facciamo, ci dà un po' più di punticini, per quanto adesso siamo ancora piantati lì in difficoltà con il nostro veicolo, ma ci sta. Per quanto oggi, ragazzi, come detto, stranamente non ha performato tanto in qualifica. Oddio, stranamente fino a un certo punto di vista, perché come detto questa è la vettura, ma di solito sapete che a Baku non facciamo neanche troppo male, quindi... Purtroppo sono andate così le qualifiche, di conseguenza andiamo a prenderci la nostra penalità, ma ci recuperiamo delle componentistiche che ci saranno utili per il proseguio della stagione. Per quanto riguarda la qualifica, signori, avevamo rubato il posto al nostro compagno di scuderia Sebastian Vettel, quindi 19esima posizione in qualifica. Non buono. Qua si poteva fare sicuramente di meglio. A questo punto, come detto, approfittiamo per andare a prendere penalità, tanto perdiamo solo una posizione, ma allo stesso tempo, visto che l'avremmo comunque dovuto fare lungo l'arco della stagione, perché non penso che ce l'avremmo fatta con le componenti che abbiamo attualmente, anche perché non possiamo migliorare troppo appunto anche il lato reparti. Vediamo comunque la griglia, a parte noi. Il giro perfetto di ieri, Carlos Sainz gli è valso la pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Leclerc, Perez, George Russell e Hamilton. Norris, Fernando Alonso, Gasly e Daniel Ricciardo, Ocon, Tsunoda, Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Bottas, Zhou, Sebastian Vettel e Alexander Albon. Latifi ha preso una penalità in griglia di partenza. È il nostro Buzzi. Ci siamo, è tempo. Allora. A questo punto possiamo valutare. Allora, la strategia invertita funziona e non funziona. Quindi dobbiamo un attimino valutare anche la situazione. L'unica cosa positiva sarebbe poi dopo il pit che non abbiamo gomme troppo fredde. O meglio, sì, abbiamo sempre gomme fredde. Però le soft si riscaldano più facilmente delle medie, quindi si potrebbe anche effettivamente andare ad azzardare una cosa del genere. Tra l'altro nell'altra gara non avevo visto la benzina a Monte Carlo, una cosa che ho notato dopo fase di editing, poi vabbè l'avrete notata anche voi. Ma allora ci faceva fare 5 giri, giusto? Quindi facciamo così, proviamo a vedere se magari mischiando le carte in tavola può cambiare qualcosa. Benzina comunque non ne togliamo troppa perché consumiamo un pochino, quindi la nostra auto non è propriamente performante dal punto di vista dell'Hertz e della benzina. Ma come detto, signori, lottiamo e cerchiamo di fare del nostro meglio. Tra l'altro sto fine settimana ritorna la Formula 1, quindi con il primo Gran Premio stagionale. Fatemi sapere se darete un occhio. E anzi, io approfitto nel mentre che ci facciamo il giro di formazione per ringraziare anche lo sponsor del video di oggi, che è strettamente collegato anche alla Formula 1, perché ci accompagna anche quest'oggi NordVPN, un programma di protezione delle nostre connessioni. Ormai lo conoscete, ci protegge sia in casa che fuori quando navighiamo, ma dicevo strettamente collegato alla Formula 1 e non solo, perché NordVPN sostanzialmente è presente in più di 60 paesi del mondo con migliaia e migliaia di server, e questo ci aiuta anche a geolocalizzarci in questi altri paesi dove ad esempio alcuni sport sono fruibili, sono in chiaro, che possono essere il MotoGP, la stessa Formula 1. Come ben sapete, la Formula 1 è trasmessa in chiaro sulle reti pubbliche svizzere, quindi a noi basterà collegarci sul server svizzero di NordVPN, poi andare sul
sito della rete pubblica svizzera e poter vedere in diretta il Gran Premio, tra l'altro anche con commento in italiano, quindi anche a noi sportiveggianti viene incontro per poter seguire questo sport, ma anche tanti altri come serie, TV, film e quant'altro. Io come sempre, ragazzi, vi ricordo che in descrizione, anche in sovraimpressione, vi lascio il link per uno sconto dedicato appunto a voi sportiveggianti. Date un occhio, andatelo a provare, anche perché come sempre oltre allo scontone c'è anche il soddisfatti o rimborsati, quindi potete provarlo per il primo mese, poi se siete soddisfatti proseguite, altrimenti no. Noi nel mentre però siamo pronti per la gara. Attenzione qui. Mischione selvaggio. Oh, Madonna che risse. Inchiodata clamorosa. Madonna, si stanno a sportellare tantissimo anche loro. Il nostro Buzzi è maestro, ci mancherebbe altro, però... no, signori, oggi Buzzi doveva esserlo aggressivo, aggressivo come non mai. Dopo delle qualifiche stranamente, come detto, per Baku, andate piuttosto male in gara. L'aggressività di Buzzi deve tornare a spadroneggiare. Su quest'auto che ti sorprende ogni curva, una volta non frena, una volta non gira, è così. È una macchina un po' eclettica, fa le sue cose. Cerca di ammazzarti ad ogni curva. Attenzione qui. Ci buttiamo dentro. Ci buttiamo dentro magari. Aspetta. Ok, ok. E pensare che il motore è il nostro punto forte. Pensate con quali sacrifici. E questa è pure il la componente nuova, l'abbiamo appena presa, proprio fresca fresca di giornata. Attenzione davanti a noi, Mick Schumacher. Così come abbiamo visto quell'alettone con la scritta AS per buona parte, tra virgolette, del Gran Premio di Monte Carlo. Oggi vogliamo cercare di evitare questa spiacevole situazione, eventualmente. Se possibile, se possibile. Vediamo un attimino come si destreggia la nostra Aston, perché come detto è un po' particolare come auto, diciamo che ha la sua personalità, la sua voglia di andare a muro, quindi è una lotta prima di tutto contro la nostra auto. Poi sì, è come un cavallo imbizzarrito, bisogna prima domarla e poi insieme cercare di far qualcosa di buono, cercando di rimanere vivi, tra parentesi, quello è un piccolo dettaglio che terrei sempre in considerazione. Da questo giro potrai usare DRS, ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Grande qui, grande. Stavolta ce le ha fatte bene queste curve. Quindi cerchiamo di ottimizzare. Ci stringe un pochino Mick Schumacher, ma questa volta, come detto,
non vogliamo vedere quella scritta troppo a lungo, ma la vediamo uguale perché davanti a noi c'è Kevin Magnussen. Ma va bene, dai, onesto, onesto. Siamo destinati a leggere Haas davanti a noi. Speriamo di poter defenestrare anche Kevin. Anche se, insomma, fa una fatica clamorosa. Siamo comunque in tredicesima posizione. Dai e Buzzi. Sì, che poi, come detto, paradossalmente in questa carriera che stiamo facendo con la Aston Martin è più, cioè già all'inizio fa cacchicchiare l'auto, ma poi è più difficile stare appresso agli altri perché, come detto, la Aston Martin non investe. L'unico ad investire è Buzzi, anche se investe in altro modo, non propriamente nello stesso modo, ma vabbè. Questi sono dettagli che eventualmente saranno risolti in questura. Bravo Buzzi, bravo così. Dai Buzzi, dai. Queste ripartenze pericolosissime. Vai con l'Hertz, esce forte Buzzi, esce forte. Togliamo l'Hertz perché è agli sgoccioli. Sfruttiamo più che altro adesso la scia. DRS che non può utilizzare invece Magnussen. Ci mettiamo all'esterno. Sfruttiamo la staccata. Questa era meglio all'interno. Va bene, ci sta perché quando... Mossa, ben fatto. Adesso è un problema però. Perché non possiamo usare il DRS, lo potrà usare Magnussen. Daniel Ricciardo è troppo lontano. Così si soffre. Non sarà neanche facile avvicinarsi a Ricciardo perché lui può sfruttare la scia e il DRS di Fernando, quindi dovrebbero se iniziano a lottare magari perdono qualcosa, non come me magari che lottiamo con la nostra stessa auto, ma attenzione. Vedete? Cioè, a volte ti sorprende, a volte cerca di ucciderti quest'auto. Va bene. Ah, iniziano i primi pit stop, signori, quindi... Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Adesso, in questi giri, dobbiamo spingere tanto... per mantenere la nostra posizione, se riusciamo a guadagnare qualcosa, ma non lo so perché veramente difficile riuscire a guadagnare qualcosa durante i pit degli avversari, a meno che non c'è qualcuno davanti che magari ti tira un pochino con DRS e scia, ma non è il nostro caso perché Ocon è parecchio più avanti, quindi. Un pochino le posteriori stanno iniziando a cedere. Box anche per noi, signori, con Leclerc che spinge come un dannato qui dietro, ma attenzione. Vediamo dove risbuchiamo. Noi eravamo dietro Ricciardo. Alonso però ha perso qualcosa con il pit. Eravamo Magnussen, Schumacher, insomma, vediamo un po'. Vediamo, signori, vediamo. Niente. No, la strategia invertita, okay, non si può fare, signori. La linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Che poi, oddio, dipende, nel senso che siamo poco più dietro, ma in teoria qua le soft dovrebbero dare una bella spinta, mo vediamo.
Vediamo se riusciamo a... a recuperare le vetture lì davanti. E con che difficoltà con queste temperature. 3 secondi, ciao mare. Ma noi non demordiamo, signori, le soft le dobbiamo far volare. Vai. Certo, loro, come detto, sì, si tirano a vicenda, eh. E DRS, quello è il problema più grande. Devo vedere nel misto se riusciamo a recuperare qualcosa, ma il fatto è che perdiamo troppo qua sul dritto, secondo me. Tutto quello che possiamo riguadagnare nel misto mi sa che lo perdiamo qua, vediamo. Almeno 2-3 decimi. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Il distacco dal 4 tuo compagno dietro di te è 4,2 secondi. Qua riusano il DRS, insomma. Troppo distanti. Se si ostacolassero un pochino a vicenda, magari. Sarebbe graditissimo. Se io magari facessi sta curva fatta meglio, sarebbe ancora più gradito, direi. Appena. Concentrati, dai. Il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Non se riusciamo... abbiamo recuperato un po', ma... sempre sta parte qua. Ci stanno queste due zone di RS dove, beh, si guadagna parecchio, sono molto lunghi come rettilinei, quindi dai, abbiamo ancora 2 giri almeno. Kevin, meno lui, vorrei provare a recuperarlo. Alonso è troppo distante. Alonso si è scambiato, diciamo, con Ricciardo, quindi...
sopra, troppo lontani. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Devo attaccarlo qua, Vai con l'Hertz, che è finito praticamente, ma... Dai. Guardalo a filo di muro. Sei all'ultimo giro. Peccato essere troppo lontani da... da Alonso, e naturalmente per evitare il contatto con Magnussen l'ho dovuto fare una curva di merda. Maledizione. In carità, c'è da dire anche che dall'ultima posizione alla dodicesima con questa Aston Martin, signori, è abbastanza miracolosa come cosa. Però si pregustava. Sta di fatto che basta con le strategie invertite, perché non si può vedere. Dobbiamo rientrare con gli altri, perché alla fine siamo noi quelli che facciamo o da tappo o che sfruttiamo le scie, quindi non è che abbiamo l'auto più veloce che nel mentre riusciamo a recuperare. Con le auto più lente non puoi fare le strategie di undercut, cut, fatti i cut tuoi. Grande Alcibiade, bravissimo. Olè. Beh, signori, spero che questa performance di Bozzi sia stata di vostro gradimento. Abbiamo agguantato una dodicesima posizione della classifica, sperava in qualcosa dalla di ventesima, meglio, ma il campionato ora si prospetta più interessante. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, ma chi è stato il pilota peccato del giorno, aver secondo te? Aggrappato un punticino. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Bella gara. Oggi però non ci possiamo lamentare, dai. Cioè, dell'auto ci possiamo lamentare tranquillamente, perché comunque è una roba veramente imbarazzante. Però si fa quel che si può con i mezzi che ci fornisce lo staff. Allora, in Canada, vabbè, per la ricerca e sviluppo arriverà tutto dopo, ma siamo piantati là come se non ci fosse un domani. Fammi specchietti, dai. Anche se la maggior parte degli avversari li vedono davanti, non dietro. Quindi. Qua, niente, signori, se non migliorano le strutture, basta. Questo è il top che possiamo fare per il telaio, quindi è un problema anche questo. Facciamo questo che c'è lo sconticino. Questi sconti un po' più risicati, ma... Resistenza, vabbè, abbiamo preso le altre componentistiche, quindi magari, certo, questa qua la possiamo fare a 250 punti, va bene. Ok, signori, noi a questo punto ci vediamo con il prossimo appuntamento. Io come sempre vi ricordo il link in descrizione per quanto riguarda l'offerta di NordVPN. Date un occhio, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo Gran Premio in Canada. Saluto a tutti da Guestaleale.